Ciao a tutti, buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30 spaccate in questo istante. Ringrazio l'attenta Dagmawit in regia che ci ha fatto entrare al minuto spaccato. Oggi è mercoledì 18 aprile e facciamo un bel giro per la città quest'oggi. Anzi, in realtà anche fuori la città, perché poi con il nostro ospite vedremo che non ci sono confini. Saremo fuori, dentro, all'aperto, in teatri, in case museo. Di chi sto parlando? Sto parlando di Dramatra, è una compagnia teatrale, un'associazione, una società, insomma, ci racconterai bene Davide. Facciamo appunto insieme a Davide Ianni, che è presidente di Dramatra. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. E mi dispiace per l'R di Dramatra. Vi ho odiato dal momento in cui ho visto come vi chiamavate, sì. Immagino. Infatti molti ci chiamano anche Dramatra senza le R, le tolgono, ci chiamano in tutti i modi del mondo. Il nome è quello perché è Dramatra, quindi da Miretta milanese abbiamo deciso di tenere quel legame col luogo, col territorio, e poi aggiungerci quel drama che è, l'aggiunta teatrale. Che è proprio quello che vi contraddistingue, sì. No? Perché sì, è proprio questo, cioè appunto dicevo, una compagnia teatrale siete. Non siamo una compagnia teatrale perché i fondatori, quindi chi l'ha creata, io, Giorgia, Valentina, Matteo e Alessia nel 2014, non siamo attori noi, quindi Alessia principalmente sì, noi altri diciamo che ci piace, siamo sempre stati legati al teatro, al mondo teatrale, ci piace molto, ma non lo facciamo in modo professionale. Okay. Quindi ci avvaliamo di una cinquantina di collaboratori tra autori, attori, costumisti, eccetera, che lo fanno insieme a noi. E, sì. Cosa fanno? Appunto, questa è la cosa, sì, divertente. In realtà mi fate conoscere, già, vediamo se ho capito bene, sì, mi fate conoscere la città, perché mi portate in giro per la città come fosse quasi un tour turistico, quasi, un giro turistico, sì, sì. Ma me la fate conoscere attraverso una drammatizzazione, sì, quindi una messa in scena di qualcosa, giusto? È un misto tra una visita guidata, uno spettacolo itinerante e l'arte di strada, nel senso che il nostro obiettivo è coinvolgere le persone che prenotano e vengono ai giri e fargli scoprire la storia della città. Quindi non è uno spettacolo che può essere poi fatto in un teatro, perché deve essere fatto nel luogo per cui è stato scritto, si può fare solo lì, e non è una visita guidata perché non andiamo a raccontare le stesse cose, ma scriviamo delle drammaturgie che raccontano la storia dei personaggi che vivono, che hanno vissuto quei luoghi. Quindi è un misto di tutto ed è una nuova cosa. Allora, facciamo qualche esempio. Sì. A Milano avete tanti tour, sì, diciamo a calendario, verrebbe da dire, essendo un po' teatrale, a palinsesto, sì, appunto, sì, proprio come un palinsesto teatrale. Ad esempio avete Brera, Navini, Napoleone, ecco, sì, che tipo di tour mi devo aspettare? Allora, c'è un palinsesto sul sito in cui si può vedere man mano le visite che facciamo, sono abbastanza periodiche e varie, e quello che bisogna aspettarsi in realtà ogni volta è diverso, perché noi prendendo la storia del luogo e partendo da lì per raccontare, a Brera avremo una prostituta degli anni 50 che racconta la sua vita, di com'era nel quartiere delle case chiuse, in Napoleone avremo una guida e Napoleone che raccontano la Milano napoleonica, quindi immaginiamo che Napoleone torni in vita, un po' come i film che hanno fatto su Hitler e Mussolini. Ah, okay. Ultimamente lui è tornato, torna in vita e pensando di essere andato via il giorno prima, quindi aspettandosi di ritrovare Milano com'era quando c'era lui, che è l'altro film, e quando c'era. E i Navigli invece sono due cantastorie che raccontano, sono due fratelli cantastorie che raccontano anche in musica, quindi anche con delle canzoni scritte apposta sui luoghi, raccontano il loro quartiere, il loro dove sono cresciuti, dove c'era il nonno che gli raccontava dei lavandai, eccetera eccetera. La cosa bella è che non sono solo però visite all'esterno, siete anche entrati, sì, anche ad esempio in due importantissime case museo, sì, di Milano. Sì, l'obiettivo è farle tutte e stiamo aspettando che ce lo facciano fare. Comunque sì, a Casa Museo Bagatti Valsecchi e Boschi di Stefano, siamo entrati a Boschi di Stefano grazie al touring e a Bagatti Valsecchi citofonando e chiedendo a loro se era una cosa che gli interessava. Sono stati assolutamente accoglienti e lì raccontiamo proprio la storia delle famiglie che l'hanno vissuta. Quindi a Bagatti Valsecchi c'è il conte Fausto Bagatti Valsecchi e una portinaia misteriosa che raccontano. A Boschi di Stefano ci sono proprio Maria ed Antonio, che
è la coppia che ha vissuto lì e che ha lasciato un patrimonio artistico impressionante. Questo è nato dal fatto che facendo le visite all'aperto si potevano proporre solo in un determinato periodo. Quando ci siamo accorti che era un peccato fermarsi per l'inverno, abbiamo provato a dire ma magari è una cosa che può funzionare, e devo dire che funziona. Ecco, per appunto essere aggiornati sul palinsesto, sì, e sapere dove e come seguire le vostre visite, come possiamo fare? Allora, il sito dramatra.it/eventi, quindi lì ci sono tutte le cose aggiornate man mano che le facciamo. Su Facebook, quindi seguendo la pagina in copertina, ci sono i prossimi eventi sempre aggiornati, e c'è un'iscrizione alla newsletter, tutti i vari modi classici, diciamo. Per quanto riguarda appunto le parti al chiuso, sì, avete fatto anche dei musei, sì, tra cui vedevo sul vostro palinsesto il MUD, che in realtà, sì, è un museo però di una... uno degli ultimi musei aperti a Milano. Che tipo di guida quindi avrò? Che tipo di tour? Che tipo, sì, di drama tour avrò? Sì, all'interno, sì, sì. Ah, del infatti MUDEC? Dipende, nel senso che al MUDEC abbiamo lavorato sempre grazie al Touring Club che ci ha portati 2 anni fa o l'anno scorso, e lì raccontiamo la collezione permanente, quindi raccontiamo quello che è stato raccolto nella parte in cui si vede un proprio il museo delle culture per quello che è, non le mostre temporanee. In realtà potremmo anche lì, e ne stiamo parlando, attualmente la visita è appunto sulla collezione permanente, in cui si fa un viaggio da un'altra parte nel caso del MUDEC, che è difficile raccontare un luogo che c'è da così poco tempo, c'è dal 2015 più o meno, quindi quello che raccontiamo è la collezione, sempre in un modo diverso, teatrale, riportando i personaggi collegati agli oggetti, riportandoli in vita e raccontando il Giappone, raccontando l'Egitto, raccontando altri luoghi, altri... A chi vi rivolgete come Dramatra? Cioè, chi è il vostro pubblico di riferimento, e se c'è solo un pubblico? Allora, il nostro pubblico ideale sono le persone che già vivono la città ma che vogliono scoprire di più, quindi che ad esempio noi nei delitti intorno al Duomo raccontiamo le piazze intorno a Piazza Duomo, che è quella più turistica. Noi invece raccontiamo Piazza Diaz, raccontiamo Piazza Mercanti, Piazza Scala, San Fedele, le piazze in cui si pensa che magari ci sia meno da raccontare. Poi in realtà, facendo una visita guidata normale, si scopre già che ci sono moltissime cose. Noi abbiamo voluto mettere ancora qualcosa in più, ovvero i personaggi che sono morti in quelle piazze, che hanno subito destini tragici, noi li riportiamo in vita anche lì, e loro raccontano la propria storia di come sono morti e come questo si collega al luogo, spesso proprio perché sono morti in quel punto, quindi le strade noi le immaginiamo come imbrattate di sangue, e spieghiamo perché. Quindi un milanese che gira e va a fare shopping in via Torino o in Corso Buenos Aires eccetera, no, in Corso Vittorio Emanuele eccetera, non immagina che lì magari è successo qualcosa, o che in via Pattari c'erano i macelli, quindi un tempo erano un luogo assolutamente puzzolente, era proprio una cosa tragica. O anche Piazza Santo Stefano, che oggi un attico, un appartamento lì costerà tantissimo, lì un tempo c'era il laghetto in cui arrivavano i mattoni del Duomo, quindi non era un posto molto salubre, diciamo, e non era anche abbastanza malfamato, lì c'era il Bottonuto, c'erano le case chiuse anche lì, quindi è tutto diverso, e raccontarlo di sera con questo tema riporta un pochino l'atmosfera. Ecco, come funziona in quel caso? Voi fate una ricerca dei luoghi, poi avete, sì, immagino, una parte più autorale che si mette, sì, a scrivere, sì, una vera e propria sceneggiatura, no? Giusto? E poi gli attori mettono in scena? Sì, praticamente c'è una parte proprio di ricerca, quindi se scegliamo un luogo per svariati motivi, scegliamo dove farlo, capiamo dove sono le storie che vogliamo raccontare, quali sono e quali sono i personaggi che le hanno vissute. Quindi da lì poi lavoriamo alla drammaturgia. La drammaturgia poi viene stravolta in parte nel lavoro con gli attori, perché deve anche essere fatta in un certo modo e non può essere una cosa frontale, quindi con gli attori si vede anche come far partecipare il pubblico, come coinvolgerli al meglio, e poi si va in scena e i testi continuano ad evolversi, perché un po' si scoprono storie nuove, un po' con gli attori si vede cosa funziona di più, cosa funziona di meno, e quindi si va avanti così. Dicevi un vasto numero di collaboratori, sì, moltissimi, e man mano anche loro ce ne sono di nuovi, altri magari vanno a fare altro, la maggior parte sono attori professionisti, quindi che fanno questo, ma molti sono anche attori che fanno questo quando possono e poi hanno altri lavori, quindi anche sulle disponibilità bisogna vedere loro come sono messi, diciamo. Mi diceva appunto che voi a un certo punto vi siete detti è bello quello che facciamo, sì, però peccato che insomma quando c'è molto tempo non possiamo, sì, continuare, sì, ad andare a farlo, ma vi siete appunto
cercato, avete cercato riparo in qualche casa museo, però a Milano c'è un altro modo, volendo, di girare la città senza bagnarsi. Insomma, a Bologna si è questo mito del fatto che si possa girare la città senza bagnarsi il capo passando i portici. A Milano non abbiamo i portici, ma abbiamo il tram. Sì, qualche portico c'è, però basta prendere il tram e non ci si bagna. Esatto, esatto. L'ultimo mercoledì del mese dall'Expo abbiamo iniziato con l'esperimento, solo che abbiamo provato con Milano Loves You, che è un'associazione amica, a proporre questa attività sul tram per raccontare le leggende e le storie della città mentre si viaggia sul tram, una sorta di macchina del tempo su rotaie. Il problema è che l'avevamo proposta di pomeriggio per i turisti, pensando al pubblico che era qua per Expo. Non ha funzionato, un po' perché non c'era quel tipo di richiesta e un po' perché era di pomeriggio d'estate su un tram non riscaldato e non raffreddato, quindi non funzionava. Abbiamo pensato subito dopo Expo quindi di dire proponiamola ai milanesi per raccontare le storie della città e in serale soprattutto. Questa cosa ha funzionato e noi da appunto due anni, quasi tre, la realizziamo ogni ultimo mercoledì del mese con un doppio turno, quindi una novantina di persone alla volta, e in cui possiamo raccontare ai milanesi e ai lombardi cosa succedeva, cosa succede a Milano. Che tipo di giro fate? Sempre lo stesso? Il giro è il centro storico principalmente, okay. Va verso i Navigli, verso l'Arco della Pace, copre un po' Santa Maria delle Grazie, copre un po' la parte principale del centro. Un tram speciale per voi che fa? È un tram, sì, dei servizi diversificati dell'ATM che noleggiamo, e con un percorso concordato con loro, perché ovviamente i binari ci devono passare, quindi deve essere una cosa fattibile. E da lì ci stiamo collegandoci ai luoghi, quindi le storie che raccontiamo sono collegate ai luoghi che si vedono. Ogni volta poi, in base al traffico, in base ai tempi, bisogna essere molto bravi anche a improvvisare. Infatti non è male, perché insomma no. È uno spettacolo teatrale, quello ha il tempo, sì, è quello. Sì, sì. Invece... sì, magari c'è quella volta in cui l'attore si dimentica un po' la battuta, la fa un po' più lunga del solito, certo. Ma insomma quello è. E poi mi basta una macchina di sosta inventata e mi fa saltare. È vero, tutto è vero. Il... E infatti tutto... gli attori devono essere pronti a sopportare, perché può succedere di tutto. E poi sì, a gestire la situazione, quindi per quello anche l'interazione con le persone. Cioè, la dilatazione dei tempi è davvero complicata, sì, da, sì, gestire. Sì. E infatti è scritto in un determinato modo per lasciare spazio a tutto quello che può succedere. Ma uguale in realtà è per strada, perché ti può passare dalla persona in bicicletta, in passeggino, fino a qualcuno che viene lì, ti interrompe, fa qualcosa, macchine, campane. Le campane sono la cosa peggiore del mondo per noi, e poi sono sempre nei momenti topici, però è così, bisogna essere pronti a tutto, quindi anche i nostri attori, gli attori troppo abituati al teatro, al palco, e che vogliono fare solo quello, con noi non riescono. Soffrono. Sì, e quindi noi abbiamo bisogno anche di persone più legate all'improvvisazione, oppure attori che sono disposti a questo, perché comunque la situazione è particolare. E qui guardavo qui la vostra brochure, vedevo, sì, che dice che vi fate anche in quattro a un certo punto, si è scritto, nel senso che appunto oltre a questa parte più, diciamo, sulla città, cioè, fate anche altri tipi, sì, di attività, giusto? Sì, 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 facciamo attività per aziende. Qualche anno fa abbiamo animato la fabbrica della Perfetti, della Bonduelle, per degli eventi aziendali, degli open day. Abbiamo realizzato un bacio di Hayez, una scena modellata sul bacio di Hayez su un tram, sempre un tram privato, per un evento che si chiamava Milano Città al Bacio, in cui rievocavamo questa storia. Abbiamo raccontato appunto aziende, oppure eventi aziendali semplicemente per team building, in cui vengono a fare le nostre visite, le nostre caccia al tesoro, in cui si scopre la storia della città, per appunto unire il gruppo come incentive, come eventi normali. Oppure gli addi al nubilato, in cui invece di fare le solite cose con gli spogliarellisti o, sì, i paint e cose del genere, si fa una caccia tesoro sempre in centro a Milano o a Pavia, Monza, in altri luoghi in cui siamo, e si scopre un po' la storia, si gioca sul matrimonio, si gioca con la sposa, si gioca in generale, è fatta anche per le scuole, per altri tipi di eventi, quindi si gioca tra amici e si scopre la città in un altro modo, quello è l'obiettivo. Per le aziende mi dicevi che avete, sì, fatto anche però proprio delle storie, sì, di aziende, cioè avete fatto, sì, in scena le storie direttamente delle aziende. Sì, alla Bonduelle noi abbiamo riportato in vita il signor Bonduelle originario alla fabbrica, e abbiamo raccontato la storia dell'azienda. Era per l'open day aziendale, quindi, wow, per i dipendenti, le famiglie,
famiglia, eccetera, e noi abbiamo sì ripercorso quello che è successo. Il bello della drammaturgia del teatro è che tu puoi raccontare qualsiasi cosa e hai un modo efficace per immedesimarti e per creare empatia con quello che racconti. Questo vale dalla singola persona che può avere la storia, una storia incredibile dietro, all'azienda che ovviamente ha dei percorsi, ha una storia che è di più dei numeri della produzione, ma è proprio il che cosa volevano le persone che l'hanno creata, che cosa hanno vissuto le persone che l'hanno creata e tutto quello che ci sta intorno. Allora, Davide, ricordaci le coordinate per trovarvi e dacci anche qualche appuntamento dei prossimi che avete in calendario. Allora, dramatra.it è il sito, e appunto poi c'è Facebook, sempre Dramatra, Facebook, Instagram, eccetera. Abbiamo nei prossimi eventi le Gallerie d'Italia, che è il museo che c'è in Piazza Scala di Intesa San Paolo e Fondazione Cariplo, che raccoglie tantissime opere del Novecento, Ottocento e non solo. Noi lì raccontiamo i palazzi che stanno dietro al museo e alle opere. È pieno ad aprile, ma a maggio e giugno replichiamo. Il 28 aprile abbiamo un evento segreto, perché è in un luogo particolare di Milano in cui non abbiamo mai fatto niente e in cui pochissimo è stato fatto, e non diciamo alle persone che prenotano dove li porteremo. Come funziona questo luogo, questo funziona evento che si prenota segreto? Il giorno prima noi diciamo dove trovarsi, comunque sarà, abbiamo detto che è nella Cerchia dei Bastioni, quindi è in centro. Più o meno, e le persone stanno prenotando, quindi i posti sono ancora, ce ne sono una trentina ancora su 90, e le persone lo scopriranno quel giorno. Gli stessi collaboratori nostri, a parte chi è strettamente coinvolto, non sanno dove sarà. Questa cosa è molto carina. Poi non sarà è un evento nuovo, quindi non l'abbiamo mai proposto, anche il luogo non l'abbiamo mai proposto prima, e è carino proprio l'idea. Non si sa niente, all'aperto, al chiuso, nulla. Si sa che non anche in caso niente. Di pioggia si sa tutto, però appunto si viene lì e si scopre. Questo è un modo anche diverso per dire vabbè, passo un pomeriggio in cui chissà quello che succederà. Il 28 aprile, sabato. Sì. Il 12 maggio saremo a Monza con una caccia al tesoro nel parco di Monza, sì. Con Zomberto, che è Umberto di Savoia, che torna in versione zombie e deve salvare gli animali del parco che sono rimasti intrappolati dopo che lui li ha cacciati, si pente e torna per salvarli. Saremo a Casa Verdi il 5 maggio. Che anche lì è un posto che grazie agli amici di Casa Verdi riusciamo a tornare, anche lì eravamo andati col touring e la riproponiamo ora, e lì ci sono figure della vita di Verdi, perché lui non ha mai vissuto lì, anzi la casa ha aperto solo dopo che lui è morto, quindi lui ha preteso che quella casa non fosse attiva prima della morte, perché non voleva la riconoscenza, non voleva che tutti lo ringraziassero per questa cosa, quindi dopo che è morto è stata aperta. Quindi lì è un po', si racconta Verdi, ma dalle persone non che hanno vissuto il luogo, ma che sono state collegate. E la Stolz, che è la signora fantasma che porta un po' in giro principalmente nella casa, è un po' il fantasma, si dice, di casa Verdi, quindi ci sono sempre dei collegamenti con la storia vera o le leggende vere. Poi saremo a Brera, saremo sui Navigli, il palinsesto è in aggiornamento, quindi man mano il tour da cui consigli di iniziare, perché poi immagino che qui è una droga, quando poi ne fai uno li vuoi fare sì, tutti. Molti tornano, sì, e infatti è la soddisfazione principale. Diciamo, quello con cui si ha un'idea più completa di quello che fate. Il grande classico è Brera, ma perché è proprio il primo che è stato scritto, l'ha scritto Valentina, la mia socia, è proprio per noi, è un pezzo di cuore. Poi in realtà con qualunque si inizia poi si può fare tutto. Diciamo che il tram è quello un po' più particolare, perché si è seduti, è l'unico in cui si è seduti ed è un po' un volo d'uccello sulla città, quindi è diverso anche da quello che facciamo, però è molto carino anche quello. Quindi diciamo che I due che consiglierei sono quelli, però sono tutti molto, molto efficaci. Ricordiamolo, siamo in chiusura, Davide, ricordiamo il nostro sito internet www.dramatra.it. Avete anche una pagina Facebook sicuramente, la troverete linkata e taggata nei commenti a questa diretta. Allora ricordiamo il 28 aprile, quindi il prossimo, il più vicino al 28 aprile. Il segreto. Come si chiama? Dramatur segreto. Top secret, sì sì. Quindi bisogna chiamarvi, telefonarvi, dirvi. Si manda la mail, si prenota, basta. Esatto. Così. E poi noi qualche giorno prima vi diciamo. Fiducia cieca in voi. Cieca fiducia. Ma ci garantisci che è un posto inusuale.
inusuale. Non è mai stato quasi, cioè uno no, dei molto pochi... molto poco, basta, non dico l'anno, non dico. Ma la cosa bella che mi piace è che neanche i vostri collaboratori lo sanno, cioè questo sì, che... sì, alcuni nostri attori ci hanno detto, sì, ma dov'è? No, tanto non mi cambia niente saperlo, no, infatti, se volete venire, venite, però non ve lo diciamo, sì. Bene, allora faremo in modo di scoprire, faremo in modo di esserci il 28 aprile a questo evento segreto, che insomma vi dà comunque il polso di cosa combinano i ragazzi e le ragazze di Dramatà, che insomma sono ormai dal 2012, dicevi, le primissime, sì, no? Sì, però dal 2014 ufficialmente, Dramatà, ma sì. I primissimi scritti, diciamo, sì, risalgono al 2012, quindi insomma un bel po' di anni anche per affinarsi, per mettersi sì, meglio, per migliorare sempre più, insomma, è sempre che ormai, in che ormai insomma ce n'è veramente un palinsesto davvero ricco e pieno di eventi e di tour interessantissimi di vario genere, proprio, e quello è bello, ce n'è un po' per tutti, sì. Ce n'è. Io Davide ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata, allora ci vediamo appunto il 28 di aprile e poi con tutti gli altri eventi che puoi trovare sul sito internet e sulla pagina Facebook di Dramatà. Grazie mille Davide, buona giornata. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a voi, ci vediamo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News e poi sapete, in questi giorni facciamo anche la serata, facciamo notte, facciamo Milano Storytelling Nights. Questa sera alle 9:30 si parla di donne e sport. Vi dico solo, roller derby, lacrosse, pallanuoto, football americano e softball, tutto al femminile qui questa sera in diretta su Milano News alle 21:30, oppure venite alle 21:45 anche qua direttamente alla nostra sede perché potete essere parte viva, integrante della nostra serata, del nostro evento per la terza serata di Milano Storytelling Nights. Grazie mille, arrivederci, a presto.